Grazie. Non è soltanto militarizzando le città che si garantisce la sicurezza dei cittadini, ma anche riqualificando le periferie, ed è proprio del piano delle periferie che io ho parlato con il presidente Conte, visto che il mese scorso nell'incontro a Palazzo Chigi aveva promesso a tutti noi sindaci che il 1.100.000.000 di euro sarebbe stato reintegrato proprio per portare avanti tanti progetti che riguardano la riqualificazione delle nostre città. Ho accennato al Presidente anche dell'aeroporto. Per noi a Firenze l'aeroporto non è un capriccio, tutt'altro, è un'opera fondamentale che riguarda non solo la qualità della vita dei tanti abitanti di Quaracchi, Brozzi e Peretola, ma riguarda lo sviluppo economico della città e di tutta la regione toscana. Il Presidente Conte conosce la questione dell'aeroporto, mi ha chiesto una nota nella quale inserirò tutti gli aspetti positivi di un'infrastruttura che è attesa ormai da troppi anni e che non può essere usata come strumento di battaglia politica. Ogni qualvolta ho incontrato il Presidente Conte ho sempre avuto un'interlocuzione corretta e rispettosa, anche oggi, per quanto breve. Mi ha soltanto fatto capire che intende approfondire la questione, che tuttavia è di competenza del ministro Toninelli. Dunque, sul piano periferie mi ha detto che auspica di poter arrivare ad una soluzione positiva. Io da parte mia gli ho ribadito che come sindaco, ma come del resto tutti i sindaci hanno detto attraverso la voce del presidente dell'ANCI, noi siamo pronti a sederci di nuovo al tavolo, a riallacciare le relazioni istituzionali a condizione che gli impegni presi vengano mantenuti. A noi non interessa la polemica politica fine a se stessa, ci interessa che questi soldi che riguardano 20 milioni di italiani, la riqualificazione delle periferie, vengano erogati secondo gli impegni presi. Spero che l'ottimismo del Presidente Conte si trasformi in qualcosa di concreto e rapido.